ecco Mbappé, vedremo quello che saprà dare. Capocannoniere fin qui della Champions, davvero un grande biglietto alla visita. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Siamo a San Siro, nella Scala del Calcio, stadio meraviglioso. Un saluto agli amici da casa, da parte mia e di Lele Adani. Gara di ritorno decisiva, entrambe vogliono superare l'ostacolo ottavi per proseguire il cammino in Coppa. Contro si sfidano Milan e Benfica. La partita di oggi per il Milan sembra poco più che una formalità. Si sono aggiudicati il primo round con una facilità quasi disarmante. Uscire oggi avrebbe del clamoroso. Palla dentro.
può andare in porta qui. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Diamo un'occhiata alla conclusione che ha portato al gol, Pier. Questa è una porta impressionante e non ha lasciato scampo al portiere. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Cabral. Rafael Leão. Il retropassaggio. Vigilia con Otamendi, dato sicuramente fra i possibili protagonisti. Notizia che era nell'aria, è arrivata la conferma da parte del diretto interessato, che dunque si ritirerà alla fine di questa stagione. Sicuramente una decisione non semplice per lui e una grave perdita per questo club. Non sarà semplice trovare un sostituto all'altezza. Era diventato ormai uno dei punti di riferimento all'interno dello spogliatoio. Noi, Pier, possiamo solo ringraziarla, fargli un in bocca al lupo per qualunque cosa deciderà di fare una volta chiuso con il calcio giocato. Ciao Mario. Cabrara. Attenzione alla possibilità. Aveva solo il portiere da battere, sembrava una formalità e invece intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlight del match, Pierker. Indipendentemente dal risultato finale parlo, è un capolavoro. L'appoggia al compagno nei 16 metri. Ribatte qui il tiro. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Però si è intercettato, buona marcatura. Divine Ranch.